Salve a tutti ragazzi, mi chiamo Zorbet e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Rayman 2 Revolution. Nello scorso episodio eravamo andati qui, adesso vi faccio vedere, nel santuario della roccia e del fuoco. Ci mancavano ancora un bel po' di Loom, un bel po' di spiritini, però ci ritorneremo successivamente. Oggi bisogna andare da Clark al covo dei pirati e bisogna utilizzare il pozzo di Globox per raggiungerla, quindi facciamo subito quella. Io poi credo che completerò un po' questi livelli qui per poi dopo ritornarci nei vari livelli per prendere i Loom gialli che mi sono rimasti, perché comunque mi sono detto è un po' inutile forse ritornarci adesso, visto che comunque sicuramente ci dovrò ritornare più avanti quando avrò sbloccato altri potenziamenti ancora che mi permetteranno di prendere proprio tutto. A sto punto ci ritorno una volta e basta, è inutile che ci ritorno una volta per prendere quei due lumini, una volta per riprendere quegli altri quando sblocco quell'altro potenziamento. Alla fine faccio tutto alla fine o giù di lì e signori, ci sta. Salviamo, siamo al 46% di completamento del gioco, quindi insomma questo mi fa ben sperare, alla fine stiamo andando abbastanza bene. E top, continuiamo, dovremo andare a destra a questo punto, vedrai per forza nella grotta del teschio, esattamente, vediamo un attimino, non c'entra un cazzo Globox tanto, eccola la lava ragazzi, assurdo come da una parte ci sia la lava, da una parte c'è la lava, da una parte c'è l'acqua, incredibile tutto questo, però io qui... A parte che non mi fa la visuale. Ok, però qui niente. Cazzo fuori. Qui io o salto. No, mi sa di no. Mi sa che non funziona così proprio. Dovremmo utilizzare una cosa, una prugna, ma come si fa a utilizzare la prugna, ragazzi? Soprattutto, sì, qui il teschio lo vedo bene, ma... Però sulla spiaggia vicino al covo dei pirati, quindi non è proprio qui. Però non lo so, strano, prima mi aveva detto comunque la grotta del teschio, qui la baia delle balene, boh, non lo so. Proviamo ad andare qui nella spiaggia, vedete, vicino al covo dei pirati, effettivamente... Ah, eccolo Clark, ragazzi, sì, era di qua, quindi... Va bene, Rayman, seguimi, ti aprirò un sentiero per la prossima maschera. Stai attento però, ho sentito che i pirati stanno preparando un attacco. Ah, me lo rompi qui, va bene, mi rompi qui, perfetto. Quante zone esplorabili, ragazzi, veramente impressionante questo gioco. Occhio, occhio ragazzi, perché a parte che qui Clark fa tutto il lavoro sporco, lo fa lui, mamma mia. Però c'è il Razorbeard, no? Questo chi cazzo era? Un robot normale, che cazzo ha fatto? Non ho capito. Minchia, pensavo l'aveva già distrutti lui. Non ci possiamo muovere, ottimo. O meglio, non possiamo andare avanti, quanto sembra. Ma mi stai prendendo per il culo? Ma non riusciamo a distruggere un cazzo, raga. Ah, ok. È tipo un Space Invaders versione pirati di Rayman. Cioè, incredibile tutto questo. Occhio che ci lanciano i barili addirittura esplosivi. Madonna ragazzi, ti faccio fuori veramente come pochi, Dio raga. Questi verdi almeno si rompono molto più facile, si rompono. Sì, si rompono, alla fine sono robot, comunque, non è che sono pirati veri, sono cazzo di robot. Figurati se sono veri sti coglioni. Solo che questi rossi, ragazzi, meno male c'ho la frequenza di tiro alta attivata, perché se no era veramente tosto distruggerli tutti di questi qui, Quelli viola, raga, saranno veramente tostissimi da uccidere, però, occhio. Ah, sto prendendo un bel po' di danno anche. No, quelli viola sono cazzate invece da distruggere. Sì, sono... Quelli più forti sono quelli rossi. Questi qui, questi stronzi che lanciano anche la merda, lanciano, madonna. E quelli gialli secondo me devono essere parecchio forti. Oh, non avanzate troppo, belli, No, non ho ucciso nemmeno uno di questi, è possibile? Quanti sono? Di cazzo sono? Ma questi due colpi, dai, due colpi. Due colpi, ma ti lanciano la merda pura, ti lanciano questi.
No, perché attivi l'elicottero, testa di cazzo di un Rayman? Perché attivi l'elicottero? Cosa attivi l'elicottero? Sei un coglione se attivi l'elicottero ora. Madonna, quanti di quelli rossi che ci sono dietro! No, vabbè. Meno male è una cazzata sostanzialmente perché comunque recuperi anche la vita, perché sennò sarei già morto forse. Sì, però dai, non è possibile tutti questi rossi qui, eh. Poi ci metto 20 anni per ucciderli, cioè tipo. Ma non posso più caricare i colpi, questa cosa mi uccide veramente. Volete schiantare, Dio Cristo, volete schiantare. Un po' di pazienza e poi sicuramente ce la fate. Solo che dovete veramente avere un po' di pazienza, che sono robustissimi questi, raga. Sono veramente robusti come pochi. Dai, ci siamo, dai, perfetto, signori. Distrutti, cioè veramente l'intera flotta ti ho sterminato, Razorbird, veramente quanti erano? Un centinaio, cioè ragazzi, Rayman, mamma mia, proprio le onde energetiche gli ha tirate addosso, porca puttana merdosa. Si salva perché non lo voglio mai più fare, io spero che non serva riuccidere tutti questi pirati per poter riaccedere nuovamente a quest'area e spero veramente di no, però andiamo a vedere un pochino che è qui. Calma, calmi, calmi, calmi. Calmi ragazzi, calmi, dove andiamo? Il pozzo, c'è un pozzo. C'è un pozzo qui, perché scusatemi? C'ho 226 looms comunque, incredibile. Allora, io volevo capire una cosa, no? Cosa? Ragazzi, io ero sicurissimo di averla sbloccata l'accumulazione 1. Perché ce l'ho non sbloccata? Allora, forse... No, aspetta un secondo. Accumulazione 2 poi 130. Forse non avevo, come dire, non avevo, avevo resettato il salvataggio probabilmente e quindi non me l'ha presa. Io penso così, perché altrimenti non capisco proprio. Frequenza di tiro già ottenuta completamente. Un rimbalzo 2, potremmo ottenere divertimento, ma non possiamo ottenerlo. Corsa con un oggetto, io lo comprerei ragazzi. Non so che cosa faccia, però mi piace. E poi basta. Qui c'è un altro pozzo, quindi secondo me questa è un'altra zona franca, possiamo dire, no? Infatti, eccolo lì, un altro... Mamma mia, tra il cielo non si renderizzava. Un altro circolo di pietra dei menhir. Ottimo, quindi un'altra zona ancora. Vabbè, ci stava comunque. Ci stava. E vediamo che qui sono disponibili solo due teletrasporti, chiaramente, che vanno a finire nel circolo esatto dei menhir della pianura dei Minisauri e l'altro della casa di Globox. Esattamente, signori. Quindi ecco qua. Ti sta avvicinando la terza maschera. Ti spiegherò come trovarla. Per prima cosa, entra nella fabbrica disattivando entrambi i generatori. Dovrai trovare l'ingresso al santuario di lava. La maschera è nascosta al suo interno. C'è un pallone che ti proietterà, che ti porterà al primo generatore. L'hai visto? Ci ho capito un cazzo. Ridimmelo, zio. Ah, apriamo Selex. C'è un pallone che ti porterà al primo generatore. L'hai visto? Ma dove? Dove, ragazzi? Dove, 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 dove? Alla fabbrica quale? Ah, qui c'è un'altra porta che verrà rotta da Clark probabilmente poi successivamente, come vedete questa proprio...
Pallone aerostatico, quindi sicuramente bisognerà andare lì a destra. Sì, bene, che culo. Però io volevo andare anche un attimino qui sotto, perché in questa zona c'è da liberare uno spiritino e da ottenere due lumini. Quindi insomma, per forza, ragazzi. Addirittura qui, no, da qui non si può andare da nessuna parte. Il pozzo magico, però qui sicuramente che si può. Ecco, grotte dell'eco, fabbrica pirata, santuario di lava. No, forse allora qui sotto bisogna andare. Io non ho capito, ragazzi. Prima mi dici di andare da una parte e poi da quell'altra. Cioè, ma sei in testa di cazzo, tin di merda. Sentito il rumore? What the fuck? No, no, dove vai? Dove cazzo vai? Io. Qui c'è la stella di lì. C'è la stella di lì, va bene. Vabbè, non importa, zia, io non voglio fare nuovi mondi tanto, non ti preoccupare, non sono accidentalmente venuto da te, ma non ti preoccupare, non ti preoccupare, fra. Le sfide di lì le facciamo poi successivamente, una volta che. Cioè, oddio, in realtà, ragazzi, sarebbe buono farle anche ora, perché ti danno potenziamenti comunque, quindi ci sta di farle ora, ti aiuterebbero un bel po'. C'è qualcosa di. Una caverna, tipo. E qui, signori. Grotte dell'eco e miniera di qualcosa. C'era scritto. Ecco, miniera dei pirati e grotte dell'eco. Ok. Qui invece si va alla fabbrica pirata del santuario di lava. A me prima mi ha detto il tin il santuario di lava. Io ragazzi però non ci sto a capire più un cazzo. E siccome non ci sto capendo più un cazzo, io entrerò qui. Se trovo quello che devo trovare, bene, se no torno indietro. I due interruttori, no? Per entrare nella fabbrica, ma secondo me è questo. Porca puttana. Lo sgherro zombie. Posso fare l'accumulazione stavolta? Oh, sì, posso. Posso, ma non è servito un cazzo. Vabbè, questi sono zombie, quindi lasciamo perdere loro perché tanto non verranno distrutti con niente, probabilmente. Veramente degli zombie di merda proprio, eh. Mamma mia, ma poi ti tirano la merda, ti tirano. No, raga, secondo me non bisognava andare qui. Non bisognava andare qui, perché come faccio ad attivare quegli interruttori? No, no. Vabbè, si ritorna indietro e si va nel pallone aerostatico, mi importa una ricca. What the fuck, dove sono caduto? Esatto, torniamo indietro. L'insenatura dell'arcobaleno. Ah, allora si va di là, penso, verso la zona del pallone aerostatico. Penso che bisogna andare qua per accendere l'interruttore della fabbrica, una cosa del genere. Andiamo a vedere che tra l'altro non si cambia aria, ma si rimane sempre nella solita. Attenzione, madonnina mia. Kamehameha! Ah, sì, è vero, ragazzi. Ora che ci penso, quando avevo comprato l'accumulazione, avevo anche ricaricato il salvataggio perché mi sarà bloccato il gioco, una cosa del genere, no? E quindi per questa motivazione non avevo l'accumulazione sbloccata. Ecco perché, questo è il motivo, questo è il vero motivo, ragazzi. Vabbè, a volte capita, però. Madonna, ragazzi, che crepa. Qui c'è un loom veramente in una posizione stranissima, però. Perché l'avete messo lì, Dio Cristo? Così è brutto. Vabbè, l'ho preso in realtà, top. Questi sono i loom quindi dell'insenatura dell'arcobaleno che è questa zona qui praticamente. Kamehameha! Non è servita, va bene. Mi piace questa accumulazione, mi fa impazzire veramente. Qui ragazzi, occhio, che si può salire sopra la casa. Ah, ma questa era la famosa casa che avevamo visto. Oh, dove vai, zio? Questa era la famosa casa che avevamo visto, che si vedeva anche da di là, forse, o no? Sapete che ci sta? Era una casa che avevamo già visto da un'altra prospettiva, possiamo dire. Eh sì, forse sì. Ok, pallone aerostatico e noi ci andiamo subito, ragazzi, senza indugi. Nel frattempo, la nave prigione dei pirati, schiavi a bordo, parecchi, penso, non ho visto il numero. Cosa c'è? Sua ferocità, lui ha già due maschere, porco il. Stupido idiota, t'avevo detto, Dio buono, coglione che non sei altro.
accidenti a te e tutta la tua stirpe. Vai e trovalo, non tornare senza il suo cadavere. Madonna, ragazzi, ora Razorbeard, madonna, ti chiappo con la barba, veramente altro che... Madonna, veramente ti... Boh, ho appena salvato, che cazzo mi fa risalvare? Eccola qua, un'altra nave da guerra, ragazzi, Boss Battle parte 2, sta a vedere. Boss Battle contro 2, sì, contro 2, parte 2 contro la nave da guerra, sicuro. Bene, liberiamo subito la cassa. Qui già rompono i coglioni, madonna ragazzi, con tutte le varie seghe, le armi di merda qui. Benissimo, perfetto, grandi, grandi, belli, grandi. Qui si va veloce, se no il ponte si distrugge, ma è la madonna ragazzi, vabbè, cadiamo per favore. Beh, un ponte poco stabile, chissà chi l'avrà costruito questo cazzo di ponte qui, veramente, un ponte veramente orribile. È poco stabile, top. Si va oltre, occhio che qui c'è un lumviola da prendere. Si prende subito, attenzione lumviola però, mi inganna a volte. Cioè qui addirittura anche le reti cadono, madonna ragazzi, veramente che roba, eh. No, vabbè, qui ragazzi, helicopter, helicopter, helicopter. Oh my god. Si va subito. Si tirano le cannonate di merda addosso, sti figli di puttana merdosi. Scusate ragazzi, ma qualche volta ci sta di insultarli. Una bomba, oh oh oh. Quelle bombe le posso prendere solo io. Vabbè ragazzi, ho sbloccato una gabbia, uno spirito così dal nulla. Io penso che di aver capito più o meno dove fosse, ma dai, basta colpirmi. Occhio a ste bombe, madonna, ste bombe, ho capito, ma le evito, salto e non mi salta. Io, Dio, 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 Dio del Dio. Quella la bomba di merda, no? Sì, vabbè, Rayman, grande, cazzo. Ti stimo, Rayman, io ti stimo, lo sai, ti stimo, a parte quando fai queste stronzate. Mi piace questo percorso, scusate ragazzi, se sono un hub e casco sempre. Helicopter. Col cazzo che mi raggiungi te questa volta. Allora, sta rete, ragazzi, è un po' posizionata malino, per quanto mi riguarda, è un po' posizionata male. Dove cazzo devo andare? Dove sono? Vabbè, ho attivato tutto, spero io. Madonna, ragazzi, occhio, occhio qui che si fa la fine. No! L'interruttore si era già attivato, perfetto, si va dentro, ci si protegge, veramente, sta nave da guerra mi ha colpito dappertutto, veramente, anche nel culo proprio, mi ha preso. No, ho premuto no, per sbaglio, ragazzi, però. Mi prude il naso da far paura, perché? Ho pippato troppo, no, si scherza. Ok, ok, ok. Sempre il solito ponte. Questa è una seconda parte del ponte, ragazzi. Incredibile. No, madonna, mi grattavo, ragazzi. Mi grattavo, mi sto grattando troppo. Allora, ma perché cadi così? Let's go, eh. Rayman, però sei veramente un figlio di puttana, però, eh. Cioè, veramente. Benissimo. Loom. Ti devi appendere su sta rete. Ci vuole molto a capirlo. Vabbè che è tutta rugginosa. Madonna che cade da un momento all'altro. Sembra, veramente. No, sembra. È proprio così, purtroppo. Sono stabili veramente come mia nonna questi ponti. Forse la mia nonna è molto più stabile, anzi. Però Rayman veramente... A parte che si prende il tetano, meno male c'ha i guanti, ragazzi. Servivano i guanti dorati in questo livello, se no il tetano, raga, qui... Piano, piano, fai piano, Dio Cristo! Pianissimo devi fare, zio, qui. Devi essere proprio... Ecco, uno l'ho perso. No, non l'ho perso, dai. Qui vabbè, un bel percorso elicotteriero, direi. Dove si spara da fa paura noi. Qui si va sempre avanti, non ce ne frega niente a noi. Piano piano. Mamma mia, che bello però. Mamma mia, enorme sto posto.
Veramente suggestivissimo, questo. Sono contento, ragazzi, di aver giocato a questo gioco. Era da tanto che lo volevo giocare per bene. Io qui, ragazzi, non c'ero mai arrivato mai nella vita da ragazzino. Non perché fosse difficile, ma perché ero proprio nabbo io, probabilmente. Cioè, ho avuto 6 anni, ragazzi, cioè. Questo gioco per la PlayStation sarà uscito, per la Play 2 sarà uscito nel 2001-2002. Io nel 2002, ragazzi, avevo 4 anni. Poi non dico che l'ho comprato al day one per niente, però ci avrò avuto boh, 7 anni, 8 anni forse. 7 anni non capivo ancora un cazzo. Non che ora, vabbè. Però vai, scherzi a parte, insomma, si va avanti. Madonna buona, bomba in pieno, mi ha preso. Sì, vai, poi. Beh, mi fa fare certi salti assurdi, però, vedete? Madonna mia, grande. Madonna, ora sta nave veramente... Adesso vedi che arriva la resa dei conti, però, vedi? Vedi che arriverà la resa dei conti, ora, nave... Madonna buona. Vediamo un pochino che cazzo sai fare, nave. Ecco, altri soldati. Da dove arriva tutta questa... Madonna buona, questi con i missili del cazzo... Volete proprio schiantare male voi, eh? Kamehameha? Nemmeno riesco a fare a Kamehameha, sono troppo veloci. Stronzi. Madonna, ma crepate pure, eh? Kamehameha! Non riesco a farla! Voglio fare la Kamehameha, Rayman! Madonna, ragazzi! Madonna, oh! No, mi fa incazzare questo rosso, ragazzi, madonna, è imprendibile! Oh, Dio buono! Dio buono! Dio buono del Dio buono! Allora... Dove devo andare? Perché qui mi cadono ancora le palle di cannone addosso? Non si sa, però va bene, dai, meglio le palle di cannone che... Che ne so, boh. Andate su perché vi conviene, visto che ci sono 3 loom gialli da poter prendere, signori. E poi potete andare giù e proseguire verso la prossima area, esatto. Siamo al 50%, ragazzi, è ufficiale, it's official... È il 50% e noi siamo contentissimi di questo. Qui c'è una porta, ragazzi, sbarrata, però noi siamo venuti da sopra. Quindi bisognerà rompere la porta nuovamente. Mamma mia, che casino. Possiamo fare così, in realtà. Da quando è che ti muovi così velocemente, Rayman? E infatti, c'era dentro solamente uno spiritino, forse un loom c'era, non lo so, non credo, però forse era solo lo spiritino. Benissimo, qui c'è un'altra in realtà bomba, ma non credo che ci serva per il momento, insomma, penso che qui... oddio, qui in realtà... non saprei, cosa fare qui, perché qui... Che cazzo bisogna fare qui, raga? No, direi di no, insomma. Nemmeno a dire che ci sono delle prugne. Cosa cazzo? Cosa cazzo ho appena fatto? No, vabbè, assurdo. Bomba più fuoco uguale distruzione proprio. Mamma mia, qui è pieno tra l'altro di loom. Cioè, pieno, si fa per dire. Sì, volevo prendere quelli due in terra. No, sono 3 in realtà. Accidenti, qui però devo morire 3 volte per prenderli ormai. No, forse non se faccio così, aspettate, eh. Quando vuole scendere... Sì, va bene. Ah, vedete che non riesco proprio a curvare bene qui. Ma io sì, mi suicido 3 volte, 4 volte, quante serve veramente. Però quello all'inizio non riesco più a prenderlo, secondo me, ormai. Male, male questo, male male, ragazzi. Mamma mia, però. Che peccato. Mi sono autodistrutto, raga. Try again, quindi.
Beh, da una parte va bene, dove ripartiamo? Dall'inizio di questa area. Sì, meno male, dai, va bene, non bisogna rirompere la porta, ma perlomeno possiamo prendere anche. Cosa cazzo sta succedendo? Raga, è impazzito sto gioco. Sì, bene, ma dove cazzo lo tiri, porco il dritto di. Oh, ah, qui stavolta non c'è lo spirito, ce l'ha segnato già come preso, ma ci sono ben tre Lumros. Va bene, io accetto questa cosa. Il problema è che se mi fai esplodere la bomba in culo, io non. Capisci bene che. Ok, ci siamo. Avrei potuto fare tutto insieme, ma io sono così, un po' speciale. Ah, cadono pure. Ma che cazzo vuol dire, dai? Ma perché cadono? Non capisco perché cadono questi punti. Andiamo, pigliamelo, dico. Lì c'è un coso, raga. E beh, vabbè, qui è pieno zeppo di barili, di lume, di tutto. Quindi, occhio, va bene. Ah, a sto punto moriamo letteralmente. Ok. Dritto per dritto qui, bello. Ecco qui io. No. Oh, bene, stavo. Bene. Succhiamelo proprio. Madonna, ragazzi, come me lo devi succhiare forte proprio, ragazzi, Mamma mia, fortissimo proprio me lo devi succhiare, bello. Qui si fa tutto il giro, il problema è che. Azzo, attenzione. Ok, ho attivato l'interruttore, quello volevo fare io, quello volevo fare. Sì, però avrei attivato l'interruttore, il problema è che non sono andato lì sopra. No, non mi dà più il barile. Non mi dà più il barile, porca puttana. Se moriamo, niente, tanto ormai ho preso la cosa. Si riparte da qui se si muore. Peccato, non sono andato lì sopra, eppure ci ero arrivato, raga. Male. Ormai non si può più fare nulla, ragazzi, se non andare avanti, purtroppo. Che vedevo di. Ci andremo un'altra volta, io, ragazzi, tanto ormai c'ho da esplorare mezzo mondo, veramente. Ma per cui non sa mai dove andare, se andare su o giù, non sa mai uno dove andare di preciso, capito? Per cercare di prendere tutte le cose subito, però è ovvio che a volte alcune cose non si possono prendere subito. Qui, meno male, abbiamo la nostra cassona, la prendiamo così. 5 su 6, probabilmente lì sopra, dove non siamo andati prima c'era un altro punto dove andare purtroppo. Qui occhio ai loom. Bene. Ah, qui è stretto, raga. Qui mi ricorda un po' mentre Udlum Evok, ragazzi. Mi ricorda un po' questo po'. Tua madre, fasci le bocchine. Ah, stavolta possiamo andare di là, bene, benissimo. Qui occhio, ragazzi. Si salta e ci si appende, signori. Mamma mia, come siamo in gamba, ragazzi. 6 su 6, benissimo. Quindi vuol dire che lì sopra c'era semmai solo qualche loom. Oppure proprio un cazzo, volendo. Mamma mia, Rayman si è pure appeso. Ma il grande, il Rayman detto il grande questo, eh. Questo è il Rayman detto anche il cazzo di grande, mamma mia. Mi piace quando fai così, Rayman, mi piaci. Mi piaci, sì, mi piaci, però. Cioè, go una sega, go. Qui niente, bisogna fare così, raga. Dire che ha tempo è dire poco, purtroppo. Però volendo lo posso pure riattivare. No, non così, però, non così. Dai, muoviti, zio, ti prego. Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Vai! Va, che culo! No! Ah, ok. No, non capivo se no. No! No! Easy. Ecco, quando arriviamo in fondo a quest'area, a parte prendere. Mamma mia, Remy, guardate, fa gli spruzzi anche con l'acqua. Bellissimo. A parte prendere questo loom.
Ah, ok, prima o poi si distrugge, prima o poi va a fanculo da solo questo Loom, questo sì, Loom, sì, questo. Vabbè, ma io come faccio a sapere che viene giù tutto? Fanculo. No! Easy! Easy, easy! E qui perché devo appendermi alla rete? Voglio arrivare direttamente qui. Potrò? Sì, potrò, potrò che... Sì che potrò. Piglialo subito, io. Va bene, ragazzi. Qui proprio... Non ci ho nemmeno provato, scusate, ma... Bene, qui sopra o sotto? Prima mi sono pentito di essere... Impressionante, raga. Oh, dove... Oh, qualsiasi cosa faccio sbaglio comunque. È impressionante, raga. Non era qui che bisognava andare. Qui che cazzo bisogna fare? Scusatemi, eh. Tin, dimmi te, che devo fa'? Che devo fa', bello? Che devo... cazzo devo fa', bello? Non posso nemmeno più tornare indietro. Ah, eccolo, mio, mio. Cioè, è grande questo. Il grande... Ma dai, c'ho due vite di numero, però... Almeno tu sei... Sembra che la vita si tolga da sola in qualche modo. E questo nemico non si sa nemmeno bene. Beh, però qui, oh madonna, ragazzi, sto veramente morendo male. Porca, porca. Porca, porca della porca della porca. Ma con due di vita che devo fare? Cioè, cosa da qui? Allora, però volevo vedere... Ah, i Loom rimangono presi, ragazzi. Ah, questa è una cosa ottima. Questa è una cosa veramente ottima. Bene, a questo punto a me mi importa una ricca, ragazzi. Mi importa una ricca sega. C'era qualcosa qui, no? Poi io posso anche andare qui, allora. Scusatemi, che chi me lo vieta. Però, siccome c'è da liberare il tin per il teletrasporto, sarebbe corretto andare di qua. Qui io, ragazzi. Cosa? Vedete che se... Tipo lui vi compare... No, non so come funziona questo boss, raga. What the fuck? Perché ha recuperato vite? Perché cazzo di motivo ha recuperato delle vite? Non capisco questo boss, raga. Ah, noi si può sparare alla macchina. Non gliene frega un cazzo. Lui si può sparare nella macchina, signori. Direttamente. Ciao ciao, cioè distrutta. Un interruttore è andato su due, però, mi sembra, vedete? Un interruttore su due è andato, ok. Qui non possiamo passare, tanto non ce ne frega un cazzo. E il tin ci dice: ciao belli. Bravi, complimenti, avete completato il tutto. Ah, ti seguo, tanto lui ci conduce comunque lì in quella zona dove non siamo andati prima, assolutamente. Ci mancano due Loom, raga, che peccato. Vabbè, ma tanto quelli saranno sicuramente lì dove non siamo andati prima. Oppure va chiappa dove. Non è che erano qui da queste parti, no? Qui non c'era più nulla, raga, no. Qui c'è un teletrasporto. Magari so qui. No, non credo, raga. Top, perfetto. Finito, ci mancano due Loom. Io penso che andavano presi subito. Andiamo a vedere un attimo nella guida. Io non uso la guida per questo gioco, però ce l'ho a volte giusto per capire, no? Sì, ragazzi, a regola le trovavate tutte 70. Che peccato, però non importa, ci ritorneremo, ragazzi. Tanto c'ho da ritornare dappertutto. Farò un video poi dove ritornerò nei vari posti, nei vari luoghi. Anche dove non parlo, magari vado solo a prendere quei loom che mi rimangono. Ci sta alla fine, comunque, come cosa. Esatto, io non ero andato qui, ragazzi. Scusate se non ho la webcam, ma tanto ve lo faccio vedere subito dopo. Yahoo! Erano proprio lì dove avevamo detto finora, quei due Loom. Peccato, peccato veramente, perché con un po' più d'attenzione sarei riuscito benissimo a prenderli subito. Invece, col cazzo, ci sono dovuto ritornare. Madonna, ragazzi, ho fatto una fatica assurda e vaffanculo, veramente. Mi dispiace un po' per questo, però, sti cavoli, raga. Beh, vi saluto. Ottimo, quindi possiamo uscire dal livello, chiaramente, e l'accesso sarà...
completato, sarà garantito. Vediamo un pochino. 70-70, 6-6, accesso consentito, perfetto. Possiamo giocare anche il bonus, eh? Quindi ce lo facciamo subito. Bonus stage. Per poco però. Ero lì, guarda. No. Ma perché X e cerchio? Per quale motivo questi due pulsanti di merda? Dai, se non vinco ora mi sparo! Se vaffanculo, ma di porco! È difficilissima, sta cazzo di corsa è veramente difficilissima. Mi sto rompendo le mani. Madonna, ragazzi, ora. Dai, cazzo! Donna, perdo poi tutto. Vai, vai, cazzo, vai! Porco no! Ero lì, ma poi! Cioè, è inciampato pure. Ma mi fanno male le mani, ragazzi. Madonna, ragazzi, ma come cazzo si fa, porco il... Col culo radio buono. Ma succhiami il pisello, succhiamelo, Dio ragazzi. Perfetto signore, quindi abbiamo distrutto un interruttore lì per accedere alla fabbrica dove sarà contenuta molto probabilmente la terza maschera. Andiamo a vedere che ci dice ben fatto Remen. Ancora un altro generatore della fabbrica si aprirà. Esatto, i pirati hanno imprigionato i piccoli Globox nelle miniere, va a liberarli. Perfetto signore, quindi nel prossimo episodio andremo a liberare molto probabilmente i piccoli Globox. Noi ci vediamo nel prossimo video di Remen 2 Revolution. Se vi è piaciuto questo però mettete un bellissimo like, iscrivetevi e commentate se volete supportare il mio canale. Da Peperuzzorbetto è tutto, ciao a tutti.